Consigliere Malanchini, ci spiega come funzioneranno gli agrigrest sui quali lei ha presentato anche un ordine del giorno al bilancio? Ecco, l'ordine del giorno prevede specificamente l'invito alla Giunta di inserire nel regolamento di attuazione della legge, nuova legge regionale sugli agriturismi, delle norme specifiche di valorizzazione degli agrigrest, cioè quelle iniziative aggregative estive che possono essere organizzate negli agriturismi lombardi. Già alcuni agriturismi li fanno in forma privata e abbiamo degli ottimi riscontri sugli esiti di queste iniziative. Ecco, lei diceva anche un legame particolare con gli oratori, devono avere. Proprio l'ordine del giorno fa riferimento agli agrigrest convenzionati, in modo specifico agli oratori, quindi andiamo a riconoscere quel grande lavoro formativo, ricreativo, aggregativo che fanno le nostre parrocchie e i nostri oratori. Cosa c'è di meglio che organizzare attività ricreative estive per bambini, giovani e ragazze all'interno di uno splendido agriturismo lombardo? Gli agriturismi sono già, diciamo, stati avvisati, avete già parlato con i gestori, sono Io ho d'accordo. parlato con alcune associazioni di categoria. Partiamo dal dato di fatto che gli agriturismi già hanno nelle corde l'organizzazione di queste attività, quindi assistiamo spesso all'organizzazione di corsi specifici in fattorie didattiche, agriturismi che organizzano iniziative di avvicinamento dei bambini e ragazzi al mondo agricolo e rurale, quindi già fanno loro con le famiglie, con i singoli cittadini, con i privati cittadini. Il fatto di studiare un regolamento che prevede in modo più strutturato delle norme di valorizzazione di queste attività convenzionate con gli oratori può essere un fattore qualificante.